Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più l'ami. Decimo anniversario del ristorante Il Patriarca. La gente oggi non può mancare, la città non deve mancare. Si festeggia, oltre che il decimo anniversario, si festeggia la continuità di questa città. Io vorrei essere veramente d'esempio a tutti quei miei colleghi che sono arrivati dopo di me e spingerli a fare sempre meglio. Quindi, che dire, evviva il Patriarca, evviva la città di Bitonto. Il messaggio per questo decimo anniversario è quello che questa festa sia di compiacimento per tutti e sia gradita alla città intera. È stato un desiderio che avevo, quello di poter festeggiare questa cosa e di poter dare slancio al futuro della ristorazione bitontina. Qui c'è un gran bel clima di festa a Piazza Cattedrale a Bitonto, perché oggi andremo a festeggiare comunque i 10 anni del Patriarca, il caro amico Emanuele Natalizio, quindi siamo qui a condividere con lui questi 10 anni di successi. In questo contesto avremo comunque il piacere di condividere una serie di esperienze, parleremo molto di territorio, parleremo un po' di localismo e perché no parleremo anche di sostenibilità, perché comunque se parliamo di territorio, parliamo comunque anche di sana alimentazione, comunque inevitabilmente dobbiamo parlare di sostenibilità, quindi in questo caso solitamente la sostenibilità abbraccia un po' quelle che sono le tre dimensioni, quindi parliamo di una sostenibilità comunque ambientale, una sostenibilità comunque locale e una sostenibilità anche eventualmente economica, cosa molto importante. Quindi questa sera comunque parleremo di questo, ci divertiremo e parleremo anche un po' di quelle che sono un po' le nostre esperienze, quelle che sono anche un po' le nostre problematiche che abbiamo all'interno delle nostre attività e verso quale direzione sta andando oggi la ristorazione. Quindi è una ristorazione che è sempre in continuo mutamento, quindi parleremo anche di questo. Sana alimentazione, perché noi siamo quello che mangiamo e la nostra salute comunque passa attraverso la nostra bocca. Ad Emanuele va il nostro grande augurio e il nostro sostegno, quello da parte di tutti i bitontini, perché è un pioniere delle attività nel nostro straordinario e bellissimo borgo antico che noi possiamo vivere grazie anche al loro impegno, perché con le loro attività, con le loro iniziative, con la loro buona cucina vivacizzano questo straordinario patrimonio storico, artistico, culturale che noi viviamo con grande piacere. Ecco perché a Emanuele Natalizio e al Patriarca, ma anche a tutti gli altri imprenditori che oggi ci mettono la faccia, ci mettono tanto impegno, rischiano capitali, non hanno nessun contributo da nessuno, non hanno alcuna startup iniziale, non hanno delle agevolazioni, quello che hanno è il sostegno dei bitontini e anche di chi ormai raggiunge questo centro da fuori, quindi noi a loro dobbiamo essere veramente grati e abbiamo il dovere di sostenerli, di affiancarli per vincere tutti insieme questa grande sfida per la nostra città e per il nostro territorio. È sempre una cosa molto bella e quindi io mi sento attualmente un portatore sano di sorrisi. È un mestiere molto bello, hai tante soddisfazioni, hai anche delle brutte cose, però insomma, complessivamente vedere la gente ridere è la cosa più bella che esista. Ma io sono praticamente, non dico esploso televisivamente con Zelig, però il mio curriculum è molto più prima, con Gran Premio con Pippo Baudo nel 90, che era l'attuale programma della De Filippi, Saranno Famosi. Baudo l'aveva fatto già nel 90, quindi niente è stato inventato. E io facevo parte della Puglia, ero il capitano, con tanti talenti pugliesi, tipo il maestro flautista Giuseppe Di Gioia, insomma c'erano in tanti, e io insomma dirigevo un po' la squadra e ci classificammo terzi, Sardegna, Sicilia e Puglia, su 21 regioni, insomma è un bel risultato. Poi piano piano ho fatto tante altre cose, televisione, Domenica In, Costanzo Show, insomma ho fatto tante tappe. Amare la propria terra, perché oggi le forme dialettali e le forme di recupero delle tradizioni stanno andando a farsi fottere, quindi per cui stiamo più vicino alla nostra terra, alla cultura che la Puglia può offrire. Voglio dire, insomma, in Puglia si mangia bene, ci sono le belle donne, voglio dire, è qualcosa di straordinario. Amate la Puglia perché vale la pena essere amata. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.